sindaco di Monte Sant'Angelo, devi prendere atto della città che è scesa in piazza per dire no all'aumento della TARSU. Noi vogliamo una sola cosa equa: non pagare nessuno l'aumento della TARSU. Sindaco, assessori, consiglieri di minoranza e di maggioranza, non è una strumentalizzazione politica, è la città che si è svegliata, non è la città omertosa, non è la città della mafia, è la città dell'UNESCO che sta dicendo vogliamo una democrazia civica. È la città che si è svegliata, che sta dicendo no all'aumento della TARSU. Non si è fatto trovare né sindaco né assessori da poter dare spiegazione a una città. Che con i carabinieri non è una città omertosa, non è una città di mafia, è una città civile. Chiediamo, ai sensi dell'articolo 21 della 241 del 2000, noi chiediamo l'annullamento, la revoca della delibera che è stata approvata il 26 novembre del 2013 qui, nelle aule di questo Palazzo San Benedetto, dove in modo irresponsabile, amici, sapete, abbiamo letto le carte, in modo irresponsabile hanno approvato l'aumento delle tariffe di oltre il 46% per tutti. Ed oggi, in questi giorni, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una delibera, cosiddetta delibera, signori, della giunta comunale che io ho qui e che abbiamo letto. Si sono riuniti in questo palazzo con una proposta da fare al Consiglio Comunale, i signori Di Asio Antonio, sindaco, Cirpoli Felice, vice sindaco, Ferosi Michele, assessore, Totaro Vincenzo, assessore, Granatiero Giovanni, assessore, Mazzamurro Antonio, assessore, per deliberare, sapete che cosa? Per deliberare niente, perché qui non siamo alle vendite di stagione, perché hanno proposto prima 100 i negozi per vendere, poi propongono l'abbassamento del prezzo come si fa per i saldi. Noi non siamo compratori, non abbiamo bisogno di saldi, noi chiediamo il nostro diritto di pagare, certo, la tassa per i rifiuti solidi urbani, ma non con l'aumento della tariffa di oltre il 46%. Noi chiediamo, quindi ribadiamo ai consiglieri comunali, ne vedo uno lì davanti, Generoso, se vedo bene, noi chiediamo, Gianni,
noi chiediamo l'annullamento di questa delibera, non perché lo chiediamo noi, perché la delibera che hanno fatto è illegittima, cioè è viziata da nullità, in quanto hanno violato una legge, e questo lo vogliamo far sapere anche alle forze dell'ordine. Ma c'è una soluzione legale? Modestamente ve la spiego io la soluzione qual è, perché nel momento in cui il Comune non approva, perché non è più in tempo a fare l'annullamento della tariffa che è aumentata, il sindaco con tutto il consiglio comunale ha una sola strada davanti. Quale? L'applicazione delle tariffe che sono state già pagate del 2012, cioè noi possiamo pagare quello che abbiamo pagato nel 2012, non con gli aumenti, perché questi aumenti, a parte il fatto che nelle nostre tasche non sappiamo più dove mettere le mani, non io personalmente che posso anche pagare l'aumento, ma un pensionato, un disoccupato, un cassa integrato, i commercianti, tanti che gestiscono i bar, e qui ho uno al mio fianco, tanti che buttano sangue per il lavoro, tanti ristoratori ad esempio come Gegè, che devono ogni giorno adoperarsi per tirare avanti, ma diciamo sempre tanti capi di famiglia anche non ce la fanno più. Questo è il problema numero uno, perché io riflettevo venendo qui insieme con voi, dentro di noi, e vorrei una vostra conferma. Non c'è solo la rabbia dell'aumento della tassa Tarsu, dentro di noi c'è una rabbia che continua da 30 anni, da 40 anni, da 50 anni. È questo che vogliamo dire alla classe dirigente attuale di Monte Sant'Angelo. Perché sapete allora che cosa può accadere? Può accadere questo. Noi siamo venuti qui a chiedere democraticamente quello che ci spetta, non quello che noi vogliamo, no, quello che noi vogliamo, ma che ci spetta di diritto. Bene. Noi vogliamo, tra parentesi, che le società che gestiscono i servizi devono gestire anche in modo democratico le assunzioni che fanno. Noi non vogliamo essere in un paese dove ci sono le camarille locali che mettono la mano sulla spalla. Noi non vogliamo essere nel paese delle parentopoli, noi vogliamo essere, e lo diciamo qui a Monte Sant'Angelo, cittadini, siamo qui a dimostrare che non è una manifestazione politica, perché qui ci sono soprattutto persone che vi hanno votato, soprattutto quelli sono oggi qui in piazza, perché noi non vi stiamo chiedendo favori politici, non vi stiamo chiedendo l'elemosina, vi chiediamo coscienza morale che dovete avere, perché questo è il paese, un paese fatto di pensionati, disoccupati e cassa integrati e non arrivano a fine mese. Questo è il paese che abbiamo, e rivolgiamo la nostra città, la Costituzione recita: la Repubblica Italiana è democratica e la sovranità appartiene al popolo. Ridateci quello che ci appartiene, ridateci quello che ci appartiene. Allora, la cosa bella che dico sempre io: è giusto che degli amministratori che vengano eletti
giustamente e democraticamente gestiscano gli interessi della propria città e non gli interessi propri. Ma la cosa che a me dà fastidio, io che ho adesso quasi 50 anni, mi dà tremendamente fastidio, e penso che la condividete con me, io non posso subirmi 80 anni della famiglia Mazzamurro e non essere stato eletto. 80 anni! Allora dico, noi chiediamo e diciamo che è un pretesto della TASSU. Amministratori, vi terremo il fiato addosso per le assunzioni, per i favoritismi, per gli appalti. Non è c'è, è la città che te lo sta chiedendo. E poi mi rivolgo a qualcuno poveretto che evidentemente, come si dice dalle nostre parti, non viene pallo, si nasconde dietro la web con tanti nomi molto anomali scrivendo del più e del meno. Io ho messo il petto fuori dicendo sono Gegè, ho citato il nome di un assessore che a me non rappresenta perché non è stato eletto dal popolo, è un personaggio messo lì che giustamente debba poter guardare, debba poter vedere la politica come funziona, ma non è più così. La risposta l'abbiamo dato oggi, io oggi mi sento ancora più forte di ieri e non ho paura, anche avendo un'attività, anche avendo una famiglia. La paura ce l'hanno loro, perché un'amministrazione che ha cosiddette le palle si affacciava al balcone e si faceva vedere. Non è che volevano aumentare la tassa, non si trovano con i soldi, perché alla fine, cari signori, questi non sanno scrivere un progetto politico, non sanno dove andare. Io vi dico soltanto una cosa che è attinente al mio lavoro, basta pensare all'ultimo bilancio, che Monte Sant'Angelo, tutti parliamo di turismo, nel bilancio del 2003 hanno messo appena 7.000 euro, mi dite cosa vogliamo fare? Allora di questa città cosa vogliamo fare? Hanno fallito con le fabbriche a macchia e non hanno preso posizione, hanno fallito totalmente, hanno fallito con il discorso boschivo, con il bosco abbiamo, hanno fallito. L'unica cosa che sono bravi, signori, lasciatemelo dire, no, l'unica cosa che sono bravi, hanno capito come si fanno gli appalti. Io voglio che lei personalmente stia bene e goda di ottima salute insieme alla sua amministrazione, ma abbia la coscienza di dire ho fatto una cazzata. Allora torni indietro, annulli quella delibera, rivediamo il contratto della Tecneco e andiamo a prendere i soldi dove loro li sprecano. Ho pubblicato nei giorni scorsi, facendo distribuire anche dei volantini menzonieri, no? dove dicono abbiamo deliberato, come ha spiegato bene Michele, non hanno deliberato niente, hanno fatto una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale, nulla più. Quindi questa piccola riduzione della TASSU che hanno fatto adesso, diciamolo subito, perché poi è luogo comune dire dovevamo muoverci prima, se ne accorgiamo adesso, nelle prossime bollette, sia chiaro, lo diciamo chiaramente, ditelo anche a chi non è presente per vari motivi, ci saranno altri corposi aumenti, perché bisogna coprire il 100% del servizio, cosa che ad oggi non è coperta. Voglio citare il caso di un signore, non faccio il nome, che è qui vicino a noi. Ha pagato 216 euro. No, non serve. Ha detto piangendo, è qua vicino a noi, dovevo andare a trovare mio figlio a Milano. Non è potuto andare perché è stato, tra virgolette, costretto a pagare. Ed ha il nostro sostegno. Non vogliamo fare propaganda, ma il signore credo che a Milano
ci andrà lo stesso, grazie a noi cittadini. Vergognatevi, vergognatevi, la gente non può mangiare, la gente piange, vergognatevi, e poi sparperate il denaro della gente, vergognatevi, se esiste una giustizia, giustizia sarà qualche giorno, vergogna.